La NAO Assomed di Teramo, il sindacato dei medici ospedalieri, critica duramente l'ASL Teramana per la carenza di dispositivi di sicurezza. Tutto il personale della dirigenza medica e sanitaria, gli infermieri, i tecnici radiologi e di laboratorio e infine gli OS sarebbero esposti a elevato rischio di contagio perché non protetti sufficientemente. Una situazione preoccupante, come ci spiega la dottoressa Gabriella Marini, anestesista all'ospedale Mazzini e segretario aziendale a NAO Teramo. Buongiorno dottoressa Marini. La NAO sostiene che nell'ASL di Teramo il personale sanitario non è sufficientemente protetto e i contagi ne sono stati la prova. Cos'è che non ha funzionato secondo lei? Certamente nessuno era preparato ad affrontare una pandemia e di questo ne ha risentito sicuramente l'organizzazione. Anche problemi strutturali dei nostri ospedali, soprattutto riscontrati nei nostri pronto soccorso, che hanno una importantissima azione di prevenzione e contenimento del rischio biologico. Bisogna tenere conto che la velocità con cui l'ospedale si organizza è rilevante nel controllo della malattia. A questo si aggiunge la gravissima carenza dei dispositivi di protezione individuale per categoria di rischio biologico, ma anche occhiali, visiere, sovracamici, tutte, guanti, cassali e copricapo. Senta, con la nuova task force che ha messo su l'ASL di Teramo in questi giorni, le cose stanno migliorando? Sicuramente priorità è uscire da questa confusione organizzativa, quindi l'auspicio è che si possa lavorare tutti insieme per quelli che sono obiettivi comuni per tutelare la salute dei cittadini e degli operatori sanitari, che sono le cose che a noi stanno più a cuore. La protezione infatti degli operatori sanitari è necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini. A questo si aggiunge che bisogna creare dei percorsi separati che siano sicuri e anche rafforzare il territorio, perché se è vero che questa è una battaglia che si combatte all'interno degli ospedali, è altrettanto vero che la battaglia si combatte anche al di fuori. Lei è un anestesista. Qual è e com'è la sua giornata? Io sono un anestesista, ma sono in forze nel servizio di cure palliative e quindi per questo abbiamo una doppia valenza sia all'interno della struttura ospedaliera, perché siamo stati spostati dalla palazzina che ospitava la struttura residenziale hospice, adesso siamo all'interno dell'ospedale e abbiamo soprattutto un'importante integrazione con il territorio. E questo ha evidenziato anche le criticità nella integrazione ospedale-territorio. Infatti quello che auspico per il futuro è che bisogna lavorare in un rapporto equilibrato tra le funzioni dell'ospedale e l'utenza che è al di fuori dell'ospedale. E per quanto riguarda in particolare l'ospedale Mazzini di Teramo, il direttore sanitario Pietro Romualdi assicura che solo il 6% del personale risulta contagiato, mentre a livello nazionale la percentuale è del 10%.